Cos'è il jazz per me? Sicuramente parte integrante e fondamentale della mia vita. È un momento democratico durante il quale puoi dire la tua rispettando le idee altrui. È un grande insegnamento, bisognerebbe insegnarlo a tutti i bimbi, la storia del jazz e cosa realmente significa suonare jazz. È una musica molto spugnosa, sempre aggiornata, sempre moderna e se sempre in grado di collaborare con altri stili musicali. Al momento per noi musicisti che viviamo di live, ipotizzare dei progetti è abbastanza complesso. Noi abbiamo bisogno di girare, abbiamo bisogno di comunicare sui palchi il nostro pensiero, i nostri progetti, quel che studiamo a casa. Sì, realizziamo dei piccoli video per allietare i nostri amici e i nostri fan, però certamente non si può andare avanti così. Abbiamo la necessità di comunicare, di vivere il palco, di vivere i live insieme agli ascoltatori, agli appassionati di musica. Speriamo di uscire presto da questo incubo. Al momento non riesco a pensare tanto a che progetto realizzare, a come ripartire. Sono in attesa di un'ipotesi di ripartenza, sperando di uscire presso da questi incubi, poi vedremo come ricominciare. Concentrarsi ora sul lavoro per quanto mi riguarda è impossibile perché noi da casa, insomma, possiamo fare ben poco. Sì, possiamo realizzare dei piccoli video per allietare i nostri amici e i nostri fan, però così certamente non possiamo andare avanti. Dobbiamo avere la possibilità di viaggiare, di esprimerci in giro con la nostra musica e con i nostri progetti. Io sto a casa, sto ovviamente studiando perché la nostra fortuna è che il nostro lavoro coincide con la nostra vita e con la nostra passione, quindi restare a casa in realtà non è un grande peso perché non ci si annoia, è un peso il non poter poi esprimersi davanti a un pubblico e quindi non poter dire la tua davanti a delle persone, e questo è ciò che realmente poi crea emozione. Rinunce, che rinunce? Beh, le mie rinunce oramai durano da 3 anni, ho avuto 3 anni di stop, quindi sono 3 anni che rinuncio a cose da fare, però l'importante è riuscirci sempre. Ho sempre un piccolo sgambetto della vita, questo è importante perché non riguarda solo me, ma riguarda altri. Quindi se prima il mio treno era fermo e sui binari continuavano a viaggiare tanti treni, adesso siamo tutti fermi, quindi è ancora più, ahimè, ancora più problematico. Cosa vorrò riprendere appena tutto sarà, questo incubo sarà terminato? Riprendere a suonare, riprendere a viaggiare, riprendere a suonare jazz, la musica che io amo, come dico io, scendendo a pochi compromessi, la voglia è tanta, la devo solo sperare e
attendere fiduciosi, provando a non cadere nella depressione, quindi provare a impegnarsi sempre, a fare tante cose nella casa. Abbiamo capito che possiamo far tanto in casa, in particolare stare con i nostri familiari. Io poi sono un tipo molto abbastanza solitario, quindi sono abituato comunque a stare. Non sono una sociale, però sono un po' un eremita. Mi piace stare con me stesso e con i miei cari, ma ovviamente mi mancano tantissimo anche i miei amici. Ho la fortuna di avere tanti amici con la maiuscola e non vedo l'ora di riabbracciarli, di stare tutti insieme. Da dove riprenderò? Ma riprenderò da dove mi ero fermato, con un bagaglio culturale in più, perché comunque quando sei a casa e studi riesci a realizzare sicuramente a percorrere un tragitto differente. Non so bene da dove ripartirò, perché adesso è tutto fermo, quindi non ho proprio alcun tipo di prospettiva, ho solo tanta grinta e non vedo l'ora di risuonare, di condividere la mia musica sui palchi. Thank you.